campionato bisogna essere più felici che delusi dopo Napoli-Milan, perché il Napoli sta scrivendo la storia con l'arrivo probabile del titolo. Amici, cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro in redazione, tra un po' anche qui in studio Emanuela Castelli, Tony Mola in regia, saluto Giotto Caggifuni che mi ha preceduto, continuiamo a parlare di calcio, andiamo ovviamente molto su Napoli-Juventus, Juventus-Napoli di domenica sera, ma anche sulle scorie della Champions League, tra un po' fedele contro tutti, parleremo anche e ovviamente di questo dispositivo per quanto riguarda la Juventus, che potrebbe secondo le previsioni riavere i 15 punti o quantomeno si torna in corte d'appello federale, e quindi chissà, ne parleremo anche di questo. 339-666-9990 per i vostri messaggi. Saluto con grande piacere il collega Angelo Carotenuto. Ciao Angelo, buongiorno. Ciao Dario, buongiorno a tutti. Ben trovato. Oggi un bel commento sul Mattino, un bel fondo, le scuse di Kvar, il ribelle gentile, ha fatto anche un riferimento a quella delusione del primo maggio, con delle analogie anche nel primo gol, purtroppo l'abbiamo notato, nel primo gol del Milan di martedì, col primo gol del Milan dell'88 di Van Basten su quella volata di Gullit in quel caso. Chiaro che la delusione c'è, forse perché è aumentata, amplificata dalle aspettative, a loro volta amplificate dalle grandi esibizioni del Napoli in Champions League. Forse tutto quello è il discorso. È un teatro dell'assurdo. Sì. Perché quando il Napoli si qualifica per gli ottavi di finale, è la quindicesima squadra su 16 per numero di presenze complessive nella propria rosa in, ecco, Coppa dei Campioni. La sedicesima delle 16 squadre è l'Eintracht, che il Napoli prende al sorteggio ed elimina. Ora, se noi spesso ci diciamo e ripetiamo che la Champions è un altro sport, no? Lo diciamo sempre. Sì. Quasi un luogo comune. È la Coppa dei dettagli, si dice, no? Sì, sì. La Coppa dei dettagli si decide con l'esperienza. È vero. La Coppa dei dettagli premia quasi sempre chi l'ha già vinta. Difficilissime le sorprese in finale, magari arrivano in finale, cioè alla vittoria, ma arrivano in semifinale, sono arrivate tante in finale, infatti, che non erano arrivate. Ajax, ieri Real, Roma, però la Coppa l'ha sì, vinta passato, sì, se certo. Stiamo invocando questo presunto DNA per il Milan, bisognava invocarlo anche per l'Ajax. È vero, no? È vero, assolutamente sì. Diciamo, c'era il Tottenham che negli ultimi anni è arrivato in finale senza esserci mai riuscito prima. Esatto, sì. Il PSG, per quanto paradossale possa sembrare, non era mai arrivato in finale quando l'ha persa. Sai, tant'è, Angelo, che qualcuno, diciamo, agli ottavi sperava che il Napoli potesse fare come il Nottingham Forest, che però ne vinse tre di fila, mi sembra. Quindi, Nottingham ne ha vinte due, ma stiamo parlando di un altro mondo. Esatto, questo. Stiamo parlando di un mondo nel quale per vincere la Coppa dei Campioni bastava superare i sedicesimi, gli ottavi, i quarti, la semifinale e la finale. Erano sette partite. Dopodiché ogni nazione aveva una sola squadra, no? Sì, sì. Quindi avevi una tedesca, una spagnola, le inglesi quell'anno erano due perché il Liverpool era detentore, il Nottingham Forest aveva fatto un'impresa, ha vinto il campionato d'anno promosso ed eliminò il Liverpool al secondo anno in un derby lungo il cammino verso la finale. Ma sono cose che si raccontano appunto come successe una volta ogni tanto. Io ho l'impressione che questa, diciamo, leggenda del Napoli competitivo in Champions sia stata un po', come posso dire, annaffiata, diciamo in quei mondi un po' delusi dallo scudetto del Napoli, no? Quindi mi riferisco a un mercato delle idee che gravita intorno alle città di Milano e Torino, ecco. Quasi come a volersi consolare che le squadre milanesi o la squadra di Torino non avessero perso da una squadra qualunque, no? Esatto, quindi gonfiati in questo senso anche, no? Anche se poi lo stupore che il Napoli. Di consolazione. Io volevo chiederti un'altra cosa, anzi due cose volevo chiederti ancora, il tempo purtroppo scorre, ma con Angelo starei veramente le ore intere a telefono e parlare di calcio, perché volevo parlare anche di quello che hai scritto su Kvaras, che le ho condivido tutto sul Mattino di oggi, ve lo consiglio, ma anche su quello che appunto qualcuno ha scritto al Nord, diciamo così, nel giornale, al Libero, al giornale in particolare. Il Napoli ha sprecato energie con un clima tossico a Napoli e nel Napoli. Io sinceramente questo clima tossico prima di Napoli-Milan
non l'ho molto visto, francamente. Beh, cioè, credo che il riferimento sia a quello che è successo tra De Laurentiis e la curva. Ah, quello sicuramente sì. Io ho il riferimento di ma immagino, non so, no, se è il riferimento a Kovacs e altre cose, non capisco perché ogni volta che ci sono delle situazioni arbitrali strane, noi siamo piagnoni, invece quando succede da altre parti, la Juventus contro il Real Madrid, il Milan contro l'Atletico Madrid, sono invece lamentele oggettive. Allora forse questo cambia un po' anche la visione delle cose. Sicuramente questa esperienza è importante per tutti, per l'ambiente e anche per la squadra. Chi l'ha detto che il Napoli non ci può riprovare l'anno prossimo a arrivare in semifinale, per esempio? Non lo so, non lo possiamo sapere. La bellezza del calcio è questa. Sì, sì. Nessuno immaginava in estate l'irripetibilità, no? Anche l'anno scorso, ma il Napoli se non lo vince quest'anno, lo scudetto non lo vince più con l'Inter, e così il Milan che perde là, Juventus non c'è. L'anno scorso dicevamo questo, invece poi incredibilmente sta per succedere, o almeno sembra. Però io voglio chiederti di Kvaratskhelia, il ribelle gentile che ha fatto quel bel messaggio, l'hai sottolineato, e che io assolvo totalmente per la partita di martedì. Ma credo che non sia proprio da mettere in discussione l'idea che ci debba essere un processo. Certo. Lo sport noi dobbiamo iniziare un pochino forse a coltivare un po' di cultura sportiva. C'è una squadra in questo momento in Inghilterra, nella quinta divisione mi pare, che ha 103 punti, a tre giornate dalla fine può farne 109 e non sarà promossa, perché davanti ne è una che ha fatti 104. Quindi nello sport non è soltanto importante quello che fai tu, no? Tu puoi impegnarti, puoi dare il massimo, puoi dare tutto, ma è importante pure chi sta da quell'altra parte, che sta dando il massimo, che si starà impegnando e che sta dando tutto. Sì. Abbiamo avuto delle gare di atletica leggera, delle gare di nuoto, nelle quali c'è stato qualcuno che ha battuto il record del mondo, no? Ha fatto un tempo che non era mai stato fatto prima, ma è arrivato secondo, perché davanti a lui c'è stato un altro che ha fatto a sua volta il record ulteriore. Incredibile. Ah? Sì, sì, è vero, allora, è capitato. Allora, noi che cosa possiamo, diciamo, su che cosa possiamo concentrarci guardando Kvaratskhelia? Se ha fatto tutto quello che poteva fare in quel momento, secondo me l'ha fatto. Assolutamente sì. Sono d'accordo. Che dall'altra parte ci sia Calabria, che 7 volte su 10, o 8 volte, o 6 volte, o 5 volte, lo ferma. È stato bravo Calabria. Il raddoppio, la triplica. Che Kvaratskhelia sbaglia un calcio di rigore. Un calcio di rigore si sbaglia. Certo. È vero. Che si mangi 2 gol e ci sarà un altro giorno in cui ne avrà fatti 2. Fatti così. Diciamo, i giudizi devono essere sempre complessivi, altrimenti è facile fare gli opinionisti. Se il Napoli vince, il Napoli è forte. Se il Napoli perde, il Napoli non è forte. È tutto legato al risultato, soprattutto, devo dire. Ma alla fine, a chi lo associ? Per carità, non lo voglio negare. No, no, però non può essere tutto. Però anche il come. Sì, sì, è molto importante. Meroni, Best, Lentini, alla fine chi assomiglia di più a Kvaratskhelia? Ah, non lo so, quella per è te? Molto divertente. Mi piacciono, sì, già, poi certamente chi ha visto Best magari pensa a Best, chi ha visto Lentini pensa a Lentini. A me piaceva soprattutto ricordare la faccia di Kvaratskhelia, che mi pare ricordi le facce degli studenti di ingegneria che negli anni 70 venivano a iscriversi a Napoli a pensare di frequentare la zona tua, tu abitavi da quelle zone, la zona dello stadio, questa barbetta, questi capelli, questi occhi pronti a scoprire un mondo così da alieni, da estranei, no? Venivano a Napoli per imparare. Anche Kvaratskhelia in qualche maniera è venuto dalla Georgia, dalla Russia, nel calcio dell'Europa occidentale per imparare, e direi che mi sembra un super giocatore quello che Napoli ha scovato. Assolutamente sì. Angelo, grazie, un abbraccio, alla prossima. Grazie a te, grazie a voi. Un abbraccio ad Angelo Carotenuto, oggi sul Mattino, gran pezzo davvero del collega Angelo. Tra un po' Antonello Perillo, Michele Padovano, ma anche Fedele contro tutti, voliamo in pubblicità. Marte Spotlight. Marte Spotlight. Eccoci tornati, cari amici, tanti messaggi che arrivano, siamo così a freddo parlando di Napoli Milan, ma soprattutto parliamo di Juventus Napoli, del fatto che il Napoli, e bisogna essere più felici che delusi, perché il Napoli sta disputando una stagione straordinaria, e se dovesse arrivare, come speriamo, il titolo, sarebbe il terzo dopo 33 anni.
e in 118 campionati di Serie A il nono del centro-sud. Ragazzi, è tanta roba. Questo amico scrive giustamente anche il calcio è strano, pensate se le tre giocate funamboliche in cui Covara ha mandato a ballare Calabria avessero avuto una sorte diversa, tre super gol del Giorgiano, oggi di cosa si parlerebbe? Chiudo gli occhi e me lo immagino, siamo forti, solo il caso e la malafede del potere ci ha fatto fuori, la semifinale milanese ha più appeal di tutto il resto, eccetera eccetera. Saluti Rosario Nicolò da Napoli Centro. Io dico che una squadra che gioca a calcio, un calcio propositivo, un calcio moderno, un calcio che cerca di coniugare bellezza ed efficacia, è una squadra che ha futuro. Non so cosa ne pensano Antonello Perillo, vice direttore TGR Nazionale. Ciao Antonello, buongiorno. Amico mio carissimo, un abbraccio a te e a tutti i radioascoltatori. Io la penso esattamente come te. Napoli ha un futuro a dir poco roseo, ovviamente a condizione che resti Giuntoli, che resti Spalletti, cose che io do, se vuoi sapere, per scontate, cose che do per scontate, che restino Giuntoli e Spalletti. E che sul mercato, magari pur vendendo uno, e sottolineo uno solo, poi vedremo eventualmente chi, tra i pezzi pregiati, ci sappia muovere come si è saputo fare finora. Ma una squadra giovane, Kvaratskhelia, che ha avuto critiche eccessive, l'unica cosa che poteva lì mi pare essere un po' meno egoista in qualche circostanza, però a un certo punto sembrava, non dico quasi solo lui contro lui, ci ha provato con i limiti attuali, con la bravura del Milan, Mar Carlo. Però saluto anche l'altro ospite, Antonello, perdonami. Prego. Che è Michele Padovano. Ciao Michele, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi, ex attaccante del Napoli, anche della Juventus. C'è Juventus-Napoli domenica. Ti chiedo, Michele, da ex fresco calciatore, è meglio per una squadra che ha subito comunque una grande delusione insieme alla piazza affrontare una partita difficile, quella di Torino, perché hai la possibilità di riprenderti, di riscattare, oppure sarebbe stato meglio un ritorno alla Serie A un po' più soft? No, direi che le partite importanti sono sempre le benvenute quando ci sono delle piccole batoste tra virgolette. Sono assolutamente d'accordo con voi, Napoli ha un grande futuro, credo che questa sia una squadra importante che purtroppo non è riuscita a passare il turno e a giocare soprattutto come giocava un mesetto fa. Evidentemente il 4-0 subito al Maradona contro il Milan ha lasciato ripercussioni, ma io sono convinto che le vittorie si costruiscono attraverso le sconfitte, quindi questa è una squadra, una società che ha un futuro assolutamente importante, anche perché nelle due partite il Napoli è vero che non ha giocato come ci ha sempre abituato nelle ultime partite, però è altrettanto vero che qualche svista c'è stata e magari la partita sarebbe potuta andare anche in maniera diversa. Sviste sicure, abbiamo parlato molto anche prima con Gianluca Gifuni, insomma abbiamo detto in tutte le salse che è incredibile non concedere il rigore per quel fallo di Leao sullo Sano. Però torno ad Antonello Perillo per il discorso delle prospettive. Il Napoli deve pensare ovviamente a blindare questo titolo, anche perché il fatto di festeggiare troppo in anticipo stava appannando una felicità che invece dovrà essere enorme. Antonello, diciamo che il Napoli ci ha fatto talmente sognare quest'anno con le sue prestazioni, con i risultati, esatto, anche con le debacle delle squadre avversarie, perché il divario in classifica è diventato veramente mostruoso. Quindi io ti dico, io non credo, carissimo Dario, intanto ne approfitto per salutare Padovano, io ti voglio dire, non credo che Napoli debba, diciamo così, blindare uno scudetto che a mio avviso, perdonatemi, veramente è già vinto. Ho sbagliato il termine, il verbo, ma hai ragione. Diciamo che il Napoli deve quanto prima arrivare alla matematica. Allora, non hai sbagliato il termine, per carità, non mi sarei mai permesso, e ti dico perché oggettivamente va blindato, cioè devi chiudere l'operazione. E questo non si dice, però di fatto c'è un lavoro da finire. Cioè, il problema, no, io vorrei tanto, ma lo vorrei per la squadra, oltre che devo dire per i tifosi, vorrei che il Napoli se lo gustasse fino in fondo questo scudetto, con delle altre belle prestazioni e senza più polemiche che ci sono state, pare che siano rientrate anche dopo la fascia tra le presenze De Laurentiis e una parte della tifoseria. Sarebbe bello se questo Napoli ritrovasse il suo cammino che tanto è esaltato, facendo una bella prestazione con un bel risultato a Torino e poi magari largheggiando anche in qualche partita di quelle successive che sulla carta sono più abbordabili. Però penso che veramente
il dado che ha tratto, ecco, come diceva qualcuno più importante di me. Vedremo poi se alla Juventus oggi, probabilmente oggi, sarà depositato il dispositivo appunto della sentenza, il provvedimento, e potrebbe rimettere le cose, insomma, ne parleremo più tardi. Michele Padovano, è chiaro che la Juventus, tra l'altro, questa sera gioca con lo Sporting Lisbona, andata 1-0 per la Juventus, ritorno della quarti finale di Europa League. È chiaro che potrebbe trovare il Napoli un ambiente bello caldo, dovesse riavere i 15 punti, dovesse andare in semifinale di Europa League. Per il Napoli un altro test in questo senso, no? Sulla rotta verso il tricolore. Beh, direi assolutamente sì, anche la Juventus, voglio dire, non può assolutamente più perdere colpi, perché in campionato oramai ci ha abituato a delle sconfitte contro delle squadre che chiaramente erano molto alla portata, però il Napoli deve assolutamente riprendersi. Anch'io penso che il campionato oramai sia archiviato e non ci sia nessun problema di sorta, però chiaramente questa partita è una partita che dovrà rimettere nelle condizioni il Napoli di poter tornare quello che era prima, che in questo momento purtroppo, ma solo per risultati, perché il gioco espresso secondo me ha dimostrato che il Napoli è assolutamente in palla. È vero, Antonello, poi è chiaro, dobbiamo rivolgere solo carezze a Kvaratskhelia. Osimhen ha segnato nonostante non fosse al 100% e in quella morsa Kier Tomori. Io sinceramente sono abbastanza fiducioso per Juventus-Napoli, lo dico io che sono uno scaramantico di natura, ma non credo che il Napoli fallirà la prestazione a Torino. Io, se vuoi sapere, lo penso anch'io. Davanti a me ho la formazione probabile, anzi secondo me al 100%, ed è una signora formazione quella del Napoli, con fior di giocatori, cioè abbiamo Anguissa, Lobotka e Zeliski a centrocampo, Lozano a destra, Kvara e Osimhen in attacco, la difesa dove torna Kim, probabilmente mancherà Rachmani, e diciamo c'è meno profondità nella rosa per le assenze probabili di Rachmani, di Politano, di Mario Rui, ma giocatori che probabilmente avrebbero anche riposato, parlo di Mario Rui e Politano, visto che erano quelli che erano proprio partiti all'inizio contro il Milan. La Juve ha anche lo svantaggio, perché c'è, io penso, Padovano lo posso dire molto più di noi, però comunque gioca 48 ore dopo il Napoli, scende in campo la Juve in una partita anche molto tosta e molto importante. Quindi poi dire che il risultato è già conquistato ovviamente non esiste, bisognerà giocare. È chiaro che se la Juve si dovesse vedere tolta la penalizzazione non avrebbe alcuna velleità, e lo dico, di poter lottare per lo scudetto, perché andrebbe a finire comunque a meno 16 dal Napoli, quindi parliamo di fantascienza. Però potrebbe trovare una carica in più, una motivazione in più per la corsa alla qualificazione in Champions della prossima stagione. Sì, indubbiamente, sarebbe terza, sarebbe terza. Michele, che ne pensi di Kvaratskhelia? È un ragazzo che va perdonato, ma non c'è niente di cui farsi perdonare, diciamo. No, infatti, infatti non c'è assolutamente nulla da farsi perdonare. Un giocatore che conoscevo e che secondo me molte società avrebbero dovuto puntare su questo ragazzo, che ha grandissime qualità, ha grandissime doti atletiche, tecniche, è un giocatore veramente importante, che va detto che Giuntoli è stato veramente molto bravo a portarlo a Napoli e a dargli l'opportunità di giocare in un club importante e messo nelle condizioni giuste, perché giocare nel Napoli oggi è un piacere, quindi le qualità e le caratteristiche di Kvaratskhelia sicuramente vengono assolutamente ampliate. Però tre gol segnati dal Napoli nel mese di aprile, con l'assenza di Osimhen, è entrato solo appunto col Milan, significa che il Napoli si è un po' inceppata come macchina del gol, Michele, sempre, perché prima segnava tanto. Siamo rimasti al Torino-Napoli 0-4 con Napoli scintillante, poi gli episodi, un po' di calo di forma, sicuramente anche qualche assenza, hanno portato il Napoli a segnare molto di meno. C'è, ci può stare un calo? Sì, ma tutto un insieme di quello che hai detto, sono assolutamente d'accordo. Come dicevo prima, il Napoli non è più quella macchina perfetta che era un mese fa, evidentemente le grandi squadre si costruiscono nel tempo, loro sono una grande squadra che però per arrivare in fondo anche in Champions manca ancora un pezzettino, e quel pezzettino arriverà, voglio dire, con pazienza, e magari arriva il prossimo anno, perché ci ritenteranno ovviamente, perché la squadra è una squadra forte che gioca, quindi non vedo quali possano essere le difficoltà per una battuta d'arresto di questa società e di questa squadra. Grazie Michele, un abbraccio, buona giornata. Grazie a voi altrettanto. Alla prossima. Grazie a Michele Padovano. Antonio, sono in mega ritardo la pubblicità, però proprio se puoi, in 15 secondi, dopo il jacuzzi di Spalletti, ritieni che il Napoli dovrebbe andare
insomma in scia oppure no? Il Napoli Club intendo, dirigenti, presidente. Io dico di sì, nel senso, come De Laurentiis ha fatto con i tifosi, con quella parte della tifoseria che lo contestava, è andato, ci ha parlato, ha dialogato. Io penso che il presidente nel palazzo dell'UEFA debba dialogare con qualcuno per pretendere rispetto, perché avranno mandato l'arbitro migliore del mondo, ma è assurdo. Non si è visto, diciamo. È migliore, appunto, che non si è voluto andare a vedere al VAR. Vorrei, come dice sempre Carlo Verna nei suoi servizi in questi giorni, vorrei che uscisse fuori l'audio tra il VAR e il signor Marciniak. Cosa si sono detti? È possibile che l'ha visto il mondo intero che c'era quel rigore e nessuno di loro se ne sia accorto? È vero, cioè, ma mi c'è un amico, una talpa, che l'audio sta nello stesso posto dove sta l'audio di Orsato di Inter Juventus. Quindi non c'è. Che ti devo dire? Vabbè, pigliamo da ridere. Grazie Antonello, ti mando un abbraccio. Grazie a te e a tutti gli amici in ascolto. Grazie Antonello Perillo della Rai. Dobbiamo fermarci tra un po'. Fedele contro tutti, iniziate a segnarvi il numero, quello solito 081 63 6363, per fare domande in diretta al direttore Fedele. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci tornati cari amici, qui parla sempre Dario Sarrataro, in redazione Emanuela Castelli, Gigi Storiani ora in regia. I vostri messaggi: martedì il Milan ha giocato come il Chievo di Pioli, ovviamente con atleti superiori, il Pullman in difesa ma Leao invece di Pellissier e Gianni. Beh, non male come idea, diciamo, può darsi, cioè effettivamente così è stato. Poi buongiorno, sono esterefatto per essere educato, io la testa del tifoso, passo a giornare al computer per comprare i ticket e questi fanno pace alla faccia mia per il comportamento di DL Ultras. Vabbè, però parliamo, anzi diamo linea con la sigla, Soriani, perché è giusto che sia così. Rubrica del giovedì con Enrico Fedele. Fedele contro tutti, il filo diretto con Enrico Fedele. Allo 0816363, buongiorno direttore. Buongiorno a voi. Io sono già proiettato a domenica, direttore, perché bisogna andare avanti, guardare avanti e godersi questo Napoli bello comunque di quest'anno. Non so che ne pensa, poi c'è già un amico che ci ha chiamato. Credo, ma l'avevo detto prima della partita, che nel caso di una eliminazione non poteva passare un anno molto felice, dicendi, dopo 33 anni, e quindi era quasi una mezza delusione. Invece non è così. La felicità è molto più ampia, no? Campionato, perché io dicevo, scusatemi, poi ci sono delle scuole di pensiero che sono diverse, ma se voi aveste dovuto fare una scelta all'inizio, avreste scelto campionato o coppa, tanto per essere solo Coppa dei Campioni, vedrai che saranno. Poi ci sarà poca differenza su questa cosa, quindi bisogna accontentarsi. C'è un rammarico. C'è il rammarico che uno pensa. C'è un rammarico per due motivi. Sì. C'è innanzitutto il rammarico per la Coppa Italia. Qua io non si discute. Ma io l'ho detto a ottobre. Mi ricordo. Anche a gennaio, prima di Napoli Cremonese. E c'è soprattutto il rammarico per presunzione per queste partite col Milan. Perché? Se per tre volte di seguito, secondo me non è presunzione, secondo me è proprio ingenuità. No, è presunzione da parte del tecnico. Sei d'accordo, io la penso tutti in una certo, per carità. Poi diamo spazio a Antonio. Se io ho contro questa squadra una difficoltà, perché in contropiede segnano sempre, dovrò trovarmi un sistema. Allora ho i match analyst, ho gli allenatori in secondi, in terzi, in quarti, in quinti. Non ho calciatori che leggono la partita. Allora io impongo a uno dei giocatori di centrocampo di fare lo schermo alla Fusi, raddoppio anche alla le marcature preventive. Ho capito. Si deve fare fallo. Sì, questo sì, sono d'accordo. Allora, se era un fatto occasionale, è stata una sorpresa. Una giocata pazzesca. Ma se invece la terza volta, è vero. Quarta, perché col Verona era successa la stessa cosa, e allora vuol dire che io non capisco, non vedo, o penso che non ci siano delle alternative. Delle volte bisogna fare di necessità virtù. Andiamo al telefono da Antonio, buongiorno. Buongiorno, signor Fedele, io la stimo molto e sono pienamente d'accordo con quello che ha detto poc'anzi. Però penso una cosa, che l'arbitraggio, per quanto blasonato a livello
è stato scandaloso, però aspetta un attimo, facciamolo alla volta, sennò diventa un mi faccio finire. Antonio, domanda però se puoi, dai. Sì, la domanda. È una medicina a Napoli farà bene, perché abbiamo peccato di presunzione e il Milan si è mostrato più maturo come squadra per la Champions, così come è stata per me annoverata. Grazie Antonio. Direttore. No, ma io non sai che cosa sta passando? Che noi abbiamo perso perché l'arbitro non ci ha dato il rigore. No, è una causa, è un elemento. No, è un elemento. Adesso sento un altro fatto. Ma sapete, il Milan ha il blasone perché Boban sta là. Ma se Boban è stato cacciato e avesse avuto delle influenze, doveva fare tutto il contrario. Vabbè, però, cioè, se però mi... dai, ha sbagliato l'arbitro, i rigori non li tirano bene. Gli episodi tutti contro, andate al ritorno, compresi gli arbitraggi. Prima del calcio di rigore c'erano stati due azioni, un rigore che praticamente parato da Meret e un altro rigore in movimento che era stato sempre parato da Meret. Cioè la falla c'era. Sì, ma quello è chiaro, fa parte dell'analisi questa situazione. Quegli errori del Napoli in difesa e anche in attacco si abbinano, secondo me, a quelli anche dell'arbitro. Anche perché andiamo, tu dici il rigore lo devi segnare. Certo, è chiaro. Però se l'avessi segnato sarebbe cambiato. Però devi sempre segnato. Non sarebbe cambiato. Il Milan chiusissimo e il Napoli a provarci con la forma e gli elementi a disposizione in questo momento. Ma quattro volte, no, con una formula diversa. Perché io ho notato una cosa. No, la forma, no, formula detto. Forma, no, cioè, voglio il Napoli dire, non, Il Napoli aveva una rete in area di rigore. Sì. La rete presuppone giocatori esterni che vadano in bandiera e quindi fanno dei rossi. È costato poco, dice il Napoli. Ma in realtà il Napoli ha degli esterni che convergono. Sì, per volere. E ha gli esterni a piede contrario. Sì. Quindi sono tutti giocatori di rientro. Sì, è vero. Non so se vogliamo fare un'analisi di calcio, se poi vogliamo parlare da tifosi, allora. No, per carità, è così. Assolutamente. Andiamo da Enzo. Enzo, buongiorno. Buongiorno ragazzi, complimenti. Grazie, vai, domanda subito per il direttore Ferreira. Più che nemmeno una riflessione, poi vorrei il commento del direttore. Io credo che non dobbiamo fare gli splendidi, sì, il Napoli non ha vinto e cose, però visto che la UEFA ha sospeso il primo arbitro, quello che ci ha buttato fuori, perché lui ci ha buttato fuori mandando fuori, ma espellendo, cioè non facendo giocare né Kim e né l'altro centrocampista. E anche sa, e poi il rigore, va bene, non ne parliamo. Quindi quando l'arbitro sospende, quando la UEFA sospende all'arbitro, ma noi tifosi che ce ne punti? A noi ci si assiste del bar. Ma la domanda per vedere qual è, Enzo, scusa. Quella è la domanda. Ah, perché la UEFA praticamente ha detto che l'arbitro va sospeso perché ha sbagliato, e a noi ci si assiste. Nessuno. Grazie. Ma non mi sembra una domanda, io dico solo una cosa. Non creiamo degli alibi, ci saranno state delle concause, non so se mi sono spiegato, sì. Ma non è quella la causa della sconfitta del Napoli. Ma è tra le concause della doppia partita? Di una mala fede no. No, di errore arbitrale. Ma può capitare dall'una e dall'altra parte. Allora, quando io parlo di episodi tutti contro, parlo di... No, ma vedi che adesso ti dico una cosa, sai che sta passando? Ma in tutti quanti, sta passando una manipolazione da parte del... Da parte di Boban, il VAR, Ma qualcuno, ma non tutti. Vedrai. Io dico, va bene, andiamo in pubblicità perché sono moltissimi amici che si stanno chiamando allo 0816363. Dobbiamo parlare un po' di Juve Napoli, ragazzi, soprattutto del fatto che bisogna essere felici di una stagione super, essere felici di un Napoli che gioca bene, che anche in un momento di forma non eccezionale, che anche senza Kim, Anghissa, con Politano, il migliore in campo fuori per infortunio, Marruio, Simeone è entrato all'infortunio, Kvara non brillante, comunque ha messo abbastanza le corde il Milan come occasioni, cioè il modo di giocare del Napoli resta importante. Secondo me garantisce un futuro certamente positivo. Pubblicità e torniamo. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci, accogliamo in studio anche Emanuela Castelli. Ciao Emanuela, buongiorno. Ciao Dario, ciao a tutti i nostri amici ascoltatori. C'è il direttore Fedele, giusto? Con noi?
tra un istante, ricordando che il modo per fare domande in diretta al direttore è lo 081, chiamare lo 081 636 363. Renato scrive: adesso pensiamo al campionato, una partita alla settimana, non stressiamo la squadra con la nostra voglia di festeggiare senza aver vinto ancora niente. Effettivamente io capisco questa, tutto, però questa eliminazione dalla Champions League un po' ha ridimensionato anche quell'entusiasmo che c'era per il campionato. Secondo me solo per qualche giorno. Ha ridato nutrimento alla scaramanzia. Un pochino sì. Ha ragione Fedele, perché se gola alla stessa maniera è possibile mai incontrare Pioli, Inzaghi e Sarri? Spalletti le soffre sempre, Gianni Dal Vomero. Beh, sempre Inzaghi. Beh, vediamo Napoli-Inter, perché può essere anche interessante capire come il Napoli giocherà con l'Inter a fine maggio. Michele, buongiorno. Salve, buongiorno. Ciao Dario, buongiorno al direttore. Buongiorno. Volevo chiedere una cosa al direttore. Io da tifoso, praticamente, vedendo la partita, ho visto un po' in difficoltà praticamente Caratvelia su Calabria e i raddoppi che facevano. Volevo sapere se i cambi di Spalletti l'hanno soddisfatta, oppure preferiva cambiare Caratvelia centrandolo, mettendo il Marta a destra, cambiando un po' le carte. Direttore. Ma vedete, non è una questione di Tizio, Caio, Sempronio di cambiare, perché il Napoli gioca in un certo modo e non può snaturarsi. È vero che insomma Pioli è stato bravo ad incartarlo più di una volta, perché non solo su Quaraschella, che riteneva il giocatore più importante e più pericoloso, c'erano quasi tre persone, no? Perché c'era Calabria, poi ci stava Rebic, e poi delle volte tornava pure Peracelli, il quale lasciava la porta. Quindi praticamente erano in tre. Ma dall'altro lato Politano per 20 minuti è stato il migliore. Sì. Non so se mi sono spiegato. Quindi se una cosa vale l'altra, poi è entrato pure Elmas, ma pure a Milano Elmas. Chissà, però se avesse segnato quel gol Quaraschelia al primo minuto. Non esiste nel calcio. No, capito, però dire che se loro avessero segnato i rigori è un altro volevo un'altra cosa. Volevo dire che il discorso su Calabria, che è diventato il nuovo Claudio Gentile. Dario, ascoltami bene. Noi abbiamo perso meritando di perdere, nonostante che avessimo avuto l'80% di possesso palla. Abbiamo tirato 18 volte, 16 calcio d'angolo, il portiere ha fatto una parata, una. Sì, loro hanno avuto tre palle gol, tre su tre azioni, sempre nello stesso modo, in quattro partite. Io ho detto un'altra cosa, direttore, dicevo semplicemente: mandiamo spazio a Francesco, che il pensiero su Kvara, su Calabria, che è diventato adesso il miglior terzino d'Europa, perché hanno difeso molto bene in due, tre uomini, ma Quaraschelia qualcosina comunque ha fatto. Pensate un po'. Abbiamo in linea Francesco. No, l'errore suo è un altro. Sì. L'errore suo che si sta intestardendo nel fare dribbling sempre, cioè di scartare 3-4 volte, ma c'è un motivo. Non c'è nessuno che faceva lo scarico, però. Non c'è nessuno che gli fa lo spazio. Perché il ragazzo Osimhen, con tutto l'affetto, il quale non stava al 100%, con tutto allora deve portare via. Ma perciò dicevo gli episodi tutti contro, anche queste situazioni. Però andiamo diamo la parola a Francesco. Francesco, benvenuto su Marte. Buongiorno, direttore Fedele, salve. Senti, volevo chiedere un suo parere. Prego. Visto come si è messa la partita, l'ultima che hanno fatto, dopo una serie di tre, ma dall'infortunio di Politano, non era meglio fare un cambiamento proprio di tattica di gioco? Cioè uscire Politano infortunato, rimanere Osimhen e Cavaraschelli in coppia in attacco e mettersi dietro Raspadori come mezza punta? No, ma guarda, il concetto, no, forse vorrei essere chiaro, è esaustivo. Allora, il Napoli perde per ignoranza tattica da parte dei centrocampisti e di qualche difensore. Non ce l'hanno. La cosa grave è che non è stata una cosa improvvisa e solitaria. Quando si tu fai una curva e ben faccio curva. Poi la seconda volta. Grazie Francesco, intanto, grazie. Diamo spazio a un altro amico, sennò diventa complicato. E quindi che fai? La terza volta, allora freni, trovi un sistema, cambi strada. Questa è la verità. Ci vogliamo rendere conto di questa cosa o no? Ecco, un Napoli non brillante per tanti motivi,
ok, per tanti motivi, perché non giocavano i due che hanno fisicità, perché in un momento nel quale si vede, perché se perde a Milano, pareggia col Verona e vince a Stenzo a Lecce, qualche cosa non certo, va. È un momento negativo. Come capita a tutti, certo, ma questo capita a tutti. Direttore, c'è un'altra domanda per lei, Alessandro. Sì, andiamo veloci perché prego. Alessandro, vai. Sì, salve, ciao Dario, buonasera direttore. Buongiorno. Volevo dire una cosa al direttore, non mi va di parlare della partita del Colmina, ma del futuro. Ecco, per un Napoli competitivo per il futuro, quali sarebbero i cambi da fare secondo me a livello di giocatori? Io per quello che penso io, servirebbe uno al posto di Lozano, un difensore centrale per staccare a Kim. E penso un centrocampista. Io pensavo le sembra Juve e Napoli, invece no, non ce la faccio. No, nel futuro, va bene, grazie Alessandro. Che dici? Il futuro è in mano agli altri. Direttore ha messo in attesa, sì, messo in attesa, va bene. Sì. Di Lorenzo non poteva indietreggiare e temporeggiare invece di contrastare Leao sul gol, grazie. No, doveva fare fallo, ragazzi, non indietreggiare, perché Leao andava in corsa. In questa cosa grida proprio. Travolgente, sì, assolutamente. Bisognava fare fallo, lo sanno anche se i calciatori. Mi pare Meretto l'abbia detto subito dopo partita. Eccomi. Posso? Sì, sì, prego, in diretta, prego. Dobbiamo terminare questo campionato. Poi, signori miei, è inutile fare delle previsioni. Io sono abituato a pensare non a quello che mi mangio domani, ma a quello che posso mangiare a mezzogiorno. E il Napoli è una situazione particolare e non può... A me fanno ridere, apriamo i cicli, teniamoci tutti, assolutamente no, il calcio non è più questo, quindi è inutile cervellarsi o trovare delle soluzioni. Pensiamo a goderci questo campionato, ecco. Ad applaudire il Napoli ed essere rammaricato per queste deficienze che abbiamo dimostrato. Che però possono essere utili per il futuro, per l'esperienza. E le chiedo direttore una cosa invece importante su Juve Napoli, poi magari ci risentiamo anche in questi giorni. Sì. Io sono fiducioso per questa partita, nonostante il Napoli ci arrivi un po' di cerotti. Lei? Ah, io sono fiducioso, ma per un motivo semplice: perché anche un Napoli incerottato deve far paura a questa Juve che onestamente a me non piace. E che vorrà il Napoli stesso essere reagire. Ma dai, poi la Juve avrà qualche motivo. Sai qual è la situazione? Che adesso il Napoli deve ritrovare la motivazione. Avendo perso la Coppa Italia, essendo stato eliminato, campionato oramai vinto, non può calare la concentrazione. Perciò perché questa eliminazione amara può motivare. Sentivo poco fa proprio da te l'ultima partita Inter-Napoli. Ma le ultime partite a scudetto già conquistato. E sono delle situazioni. Può essere utile per dimostrare la superiorità. Credo che soprattutto Juventus-Napoli possa essere utile per motivare gli azzurri dopo la sconfitta. No, anche perché non è ancora certo. Se vogliamo la matematica, i 15 punti, tutte queste belle cose, no? Che sono delle motivazioni che ti spingono a dare il tutto. Grazie direttore, un abbraccio, buona giornata. Ieri ha seguito questo famoso collegio di garanzia del CONI, famoso per il caso Juventus, il collega e amico Marco Giordano. Ciao Marco, buongiorno. Buon pomeriggio Dario, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Marte. E a me non saluti. C'è anche la Castelli. Ma che meraviglia, sempre puntuale. Ciao, Marco. Sempre molto informato Marco Giordano, ovviamente per calciomercato.it, seguite anche le sue incursioni su Twitch, le sue presenze su dirette, non sono incursioni lunghissime, infatti. Esatto, lunghe in dirette. Hai già raccontato molte cose sul tuo portale, anche tramite Twitter. Cosa ci puoi dire anche sui tempi e secondo te le previsioni su quello che accadrà oggi sul caso Juve? Che stiamo facendo compulsivamente TF5 sulla pagina del CONI, compulsivamente e quasi ossessivamente aggiornamenti si pure adesso per capire quando esce sto benedetto dispositivo. Sono tre righe, le stiamo aspettando tipo la notte di Natale, vediamo un attimo quando esce. Non esageriamo perché insomma Natale normalmente porta cose belle, secondo me porta cose belle. Capito, cioè qui purtroppo bisogna capire come stanno le cose. Noi dobbiamo, al di là dello scherzo, della ghirlonia che ci deve stare, è chiaro che stiamo aspettando di capire che cosa accade, perché può semplicemente accadere di tutto. C'è una spaccatura all'interno del collegio presieduto dalla bravissima presidente Gabriella Palmieri Sandulli, un'eccellenza napoletana, lasciatemelo dire,
perché è una straordinaria donna di diritto, e bisogna comprendere come si evolverà questa situazione, perché chiaramente sono due contro due in un collegio di cinque con la Sandulli che ovviamente sposterà gli equilibri. Vedremo come. Ecco, la cosa, ho letto anche oggi su vari quotidiani, altri specialisti in materia, che l'ipotesi più probabile è che venga tutto rimandato al Corte Federale d'Appello per ridiscutere. Nel frattempo però ridanno i 15 punti alla Juventus. Nel frattempo, sì, ovviamente, sì. Perché poi, lo diciamo anche ai nostri ascoltatori, di nuovo la Corte Federale potrebbe dovrebbe riesaminare il caso e potrebbe dare gli stessi punti, però di meno come, sicuramente. Perché, però i tempi però sono sarebbero lunghi. Ma il problema è come, perché se poi viene rimandato tutto alla Corte Federale, nel frattempo arrivano, così come potrebbero arrivare, anche le dimissioni di Chinè, e politicamente può cambiare un po' lo scenario, allora poi il problema, ieri eravamo lì con questi grandi avvocati, questi illustri uomini di diritto, sì è vero che molto dipende da questioni in punta di diritto, come lo interpreti eccetera eccetera, non neghiamo che ci sono anche degli orientamenti politici e personali che evidentemente spostano la questione, perché poi il diritto è un qualcosa che dovrebbe essere semplicemente obiettivo, ma che in realtà può anche preservare e conservare delle interpretazioni che possono essere di varia natura, che possono essere di varie forme e che chiaramente possono portare a scenari completamente diversi tra di loro. Quindi attenzione, diciamo, a tutto quello che può accadere, perché poi se interpreti una norma in un modo, la interpreti in un altro modo, cambia tutto. Marco, è chiaro che ci... Proprio un flash, perché siamo in chiusura, però ce lo chiedono in tanti, quindi la penalizzazione potrebbe essere comminata anche per la prossima stagione invece che per la stagione in corso? No. Okay, i riflessi ad oggi, l'orientamento è questo, che i riflessi saranno solo sulla stagione corrente. Okay. Sia di questo filone qui del plusvalenze 2, sia perché nel plusvalenze 1, ricordiamo, c'era anche il Napoli coinvolto ed è stata archiviata la posizione di tutte le squadre coinvolte, sia evidentemente nel filone della manovra stipendi e degli accordi con i procuratori, anche quella istruttoria lì dovrebbe ricadere tutta in questa stagione. Quindi diciamo tutti e due i filoni al momento aperti per Juventus dovrebbero ricadere entrambi in questa stagione. Staremo a vedere, poi magari parliamo anche di calcio, di tattica, con te qualche altra magari, volta. Magari qualche cosa volta che ci piace ragazzi. Di più. Grazie Marco intanto. Grazie a voi, buon lavoro ragazzi. Grazie. Ciao, Marco grazie Giordano, siamo in chiusura alle 20, torniamo con Marte Sport Live del giovedì con Francesco Marciano. Domani sera con Francesco Marciano e Emanuela Castelli. Esatto. Grazie appunto a Emanuela Castelli, grazie Emanuela. Grazie a te, grazie a tutti voi. Grazie a Gigi Soriani, torniamo dalla regia, parte mia Dario Sarratare, tutto, vi lascio a Gigi Rosa e Marta Martinez, a stasera con lo sport, ciao a tutti.